onestamente non ci aspettavamo di partire così bene, ma soprattutto non ci aspettavamo che i ragazzi apprendessero in maniera così veloce e rapida le nostre idee, la filosofia del mister, le idee del mister, e credo che questo sia stata fino ad ora la cosa che ha fatto più la differenza, cioè la capacità dei ragazzi di credere in quello che il mister ha proposto, che proponiamo, di metterlo in pratica poi in campo, che è la cosa più difficile, e di volta in volta sorprenderci. Sicuramente lavoriamo molto sulla difesa, perché crediamo che, cioè, la nostra idea è quella di difenderci per far gol, quindi sicuramente ci dedichiamo tanto tempo. Per quanto riguarda lo stadio, è il nostro campo, è dove ci alleniamo tutti i giorni, è un po', diciamo, casa nostra, e quindi quando giochiamo in casa sicuramente è un fattore determinante per noi. Questo inizio settimana soprattutto per noi è la possibilità grande di poter lavorare forte, quindi di poter fare dei lavori che quando abbiamo una partita, le partite ravvicinate, non possiamo fare, quindi ci sarà sicuramente dei carichi importanti per i ragazzi, anche perché poi dopo, da mercoledì in poi, avremo un ciclo di ferro, quindi sarà sicuramente una settimana per loro molto intensa. Ma guarda, io con Massimo ho giocato nella stagione di Ascoli, siamo stati compagni di squadra ad Ascoli con Giampaolo, e abbiamo avuto un bellissimo rapporto dai compagni di squadra, ma poi da lì in poi ci siamo affrontati da avversari. Poi tra l'altro il mister era uno che prima della partita, io sono più, come posso dire, mi piace abbracciare anche gli ex compagni prima partita, invece il mister era uno che non ti guardava neanche, non ti salutava, e quindi dai, ci vedevamo fine partita. Poi l'anno scorso mi ha chiamato, era maggio, aveva visto che avevo appena finito di fare il corso UEFA, e mi ha chiesto cosa volessi fare, quali erano le mie intenzioni, qual era la sua idea. Insomma, ci siamo trovati, è venuto da me a Verona, mi ha fatto vedere il suo lavoro e sono rimasto subito affascinato, e come dicevo prima, quando lui mi ha chiamato ho sentito qualcosa dentro, e quindi mi ha smosso qualcosa, e abbiamo deciso insieme di iniziare questo percorso. Oltretutto quello che hai già detto di Roby, che era vero che lavorava tutti i giorni tantissime ore perché aveva dei grossi problemi da tutte le operazioni, io mi ricordo sicuramente impresso sia di Roby che di Pep il primo giorno che li ho visti. Roby ovviamente la prima cosa che mi ha colpito erano il codino, come ti posso dire, quello che dicevi tu, quella magia assoluta di quando giocava a calcio, riusciva a fare cose per noi impensabili, e ha sempre avuto una grande umiltà nel capire che noi non eravamo in grado di stare al suo passo, ovviamente, ma era lui che riusciva a scendere al nostro livello. Pep addirittura tuttora quando lo vedo in TV sembra ancora, come posso dire, quasi impossibile che io abbia giocato con questi due grandissimi giocatori. Mi ricordo Pep, un aneddoto, che a Pep, per dirti, ogni fine allenamento prendeva le mazze da golf, si metteva in fondo al campo, metteva giù le palline e tirava, insomma, una ventina, trentina di colpi da golf, ed era bravo tanto quanto con i piedi.